Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Fire Ash. Questa Acrom, sviluppata appunto tramite Pokémon Essentials, ovvero effettivamente non è una Acrom ma è effettivamente un nuovo gioco. Stiamo per continuare il nostro salvataggio, come vedete abbiamo Pikachu, Metapod e Pidgeotto. Eccoci, prima di andare però vorrei fare una cosa. Allora, andiamo a vedere se qui dentro abbiamo preso un item nascosto che potremmo aver mancato. Qui? Esatto, una Pokéball nascosta. Questa, ragazzi, vuole essere anche una guida a Pokémon Fire Ash in italiano. Cioè, il gioco è in inglese ma io vi parlo in italiano. Dopo aver battuto, tra l'altro, la prima palestra, possiamo andare nella Pokémon Market e vedere che abbiamo dei nuovi item da comprare, dei nuovi strumenti. Vedete? Abbiamo anche dei repellenti. Direi di prenderne 3. Ci serviranno per il Monte Runa, ci serviranno sicuramente. Bene, andiamo avanti. In questo episodio completeremo il percorso 3. Quindi direi di iniziare a battere gli allenatori. Lui ci dice che veniva da Bosco Smeraldo. E infatti è un pigliamosche con un Caterpie. Noi abbiamo Pikachu davanti, ok, dovremmo allenare Metapod in realtà, quindi tiriamo giù questo Caterpie, anche se forse non ci riusciamo con un Thundershock, con un Thunderbolt, perché come vi ricordo il nostro Pikachu ha una delle nature più brutte che esistano in Pokémon Fire Ash, in generale per Pikachu, perché abbassa l'attacco speciale e aumenta la difesa, che non serve assolutamente a niente. Starà per mandare Weedle, a questo punto mandiamo Metapod. Vogliamo farlo evolvere in Butterfree così da essere molto molto più forte. In teoria gli manca solo un livello, quindi andiamo con Tackle. Ok, lui usa mille bave anche se è già più veloce di noi. Ci metteremo 3 anni ad ucciderlo, quindi mandiamo subito Pidgeotto. Altrimenti ci mettiamo 3 anni, abbiamo visto che con un'azione non gli abbiamo fatto nulla. No, non voglio sostituire di nuovo i Pokémon. Andiamo con Gust, che è Raffica. Speriamo che non ci avveleni, e ci ha avvelenati. E niente da fare. Ecco fatto, e il veleno colpisce. Sta per mandare Caterpie, vogliamo cambiare? Sì, mandiamo Metapod. Anche perché il nostro povero Pidgeotto è avvelenato. Come vedete, tra l'altro, gli sprites sono molto simili a quelli di, dal punto di vista dello stile, a quelli di quinta generazione. Ok, qui sarà una lotta davvero ardua. Facciamo un rafforzatore. Ecco fatto. Questa lotta durerà anni, però noi la faremo tutta con Metapod. Ok, con 2 rafforzatori, anzi 3, perché ho sbagliato, volevo andare su l'altro. Ecco qua, volevo andare su azione. Ok, lui usa String Shot, ma tanto è già più veloce di noi. Ed ora andiamo a tirarlo giù con azione. Questo Caterpie scoprirà quanto è forte il nostro Metapod, che ha usato 3 rafforzatori. Guardate come lo sta tirando giù, fortissimo. Ora qui useremo una pozione però, perché non voglio rischiare di farlo crepare con un brutto colpo. Vai, pozione su Metapod. Ecco fatto. Guardate, con un'azione non mi toglie più nulla. Ormai il nostro Metapod è di ferro. È durissimo questo Metapod. Non fatelo più sensi, grazie. E con questi 128 punti Metapod sale a livello 10. Mi è sconfitto ancora. E niente, abbiamo battuto di nuovo questo Pidgeotto, che a quanto pare avevamo già incontrato nel Bosco Smeraldo. E nel primo allenatore del percorso 3 Metapod si evolve in Butterfree. E ha imparato Raffica. Perfetto. A questo punto, there are other kinds of Pokémon that the ones you find in the forest. Ok, va bene. Ci sono altri Pokémon rispetto a quelli che trovi nella foresta. Va bene. Ora mettiamo davanti la nostra Butterfree. O meglio, il nostro Butterfree. Mi sa che è maschio. Non dovrebbe essere femmina la Butterfree di Ash? Sapete che non ricordo di preciso? Ok, siamo contro un Pidgey. Andiamo ovviamente di Raffica. Guardate che danni. Ora sì che ragioniamo, eh. Perfetto. Manderà di nuovo Pidgey. A questo punto mandiamo Pikachu. Il Pidgey chiama Pikachu, eh. E tra l'altro con un Thundershock dovrebbe ucciderlo. Vediamo, eh. Senza usare un Thunderbolt. Esatto. Vi ricordo che Thundershock è tuono shock e Thunderbolt è fulmine. Tra l'altro qui c'è
dell'erba alta in cui possiamo trovare anche un Ekans con 1% di probabilità. Cosa che però noi non facciamo perché non ci interessa a questo punto del gioco. A questo ci dice che gli piacciono i pantaloncini. Beh, i dialoghi sono gli stessi di Pokémon Rosso Fuoco, di questi allenatori. Sono identici. Ok, Butterfree contro Rattata. Rattata che usa focale energia, ok, vuole prepararsi dei brutti colpi. Poi un colpo coda per abbassarci la velocità, questo non va bene. Noi a questo punto andiamo di tackle. Scusate. E lo battiamo. Livello 11 per il nostro Butterfree. E manderà in campo Ekans lui. Rimaniamo con Butterfree. Ecco Rapo Ekans. Andiamo con Raffica. Lui ci ha diminuito l'attacco, però gli facciamo abbastanza danno, anche perché quello era un brutto colpo. Ok. Perfetto. Continuiamo. Qui abbiamo Pigliamosche. Sei un allenatore, ci dice. Beh, evidentemente sì, sono Ash Ketchum, l'allenatore più famoso del mondo. Un Caterpie che perirà sotto i colpi della nostra Raffica. Bene, bene, bene. A questo punto mandiamo Pidgeotto e alleniamolo un po'. Manda in campo Weedle, ma noi gli facciamo una Raffica e lo mandiamo a casa. Facciamogli prendere il livello 12 a Pidgeotto. Il veleno colpisce, ma non è un problema. Manderà in campo Kakuna, lasciamo ancora Pidgeotto. Facciamo prendere un bel po' di punti esperienza a questo uccellaccio. Guarda qua. Il veleno lo colpisce, ma lui è più forte di tutti. Anche di questo Metapod. Tac, e si va a prendere il livello 13 di prepotenza. Perfetto. A questo punto, guardate, andiamo a prendere questo allenatore. Qua tra l'altro dovrebbe esserci anche una bacca nascosta, se non ricordo male. Almeno nei giochi Pokémon Rosso Fuoco c'era. Non so se l'hanno messa anche qui. Manda in campo Spearow. Ok, questo Spearow probabilmente ucciderà la nostra Butterfree. Meglio il nostro Butterfree. Ma non è un problema, perché poi manderemo Pikachu e gli faremo prendere tutti i punti esperienza a Pikachu. Infatti è livello 14. Questo Spearow. Proviamo a cambiare Pokémon comunque. Se lo userà inseguimento. Infatti, ha usato inseguimento, niente da fare. Butterfree muore, ma ho provato comunque a tenerlo in vita. Cambiandolo. E a questo punto un Thundershock dovrebbe bastare per eliminare lo Spearow di questo allenatore. Electro Ball? What? Davvero? Electro Ball però è speciale. Essendo speciale non mi conviene tanto, eh. An Electric Orb, it has more damage the faster the user is. Beh, Pikachu è veloce, però è pur sempre un... è pur sempre un attacco speciale. A questo punto cambiamolo per Thundershock, che tanto non serve più di tanto. Ecco fatto. Comunque elettrosfera è interessante. A questo punto andiamo a fare un salto al centro Pokémon. Curiamoci Pokémon. Eccoci qua. E continuiamo. Ecco, questo gioco Pokémon non ha le MN, non ha volo. Il modo per spostarsi da un centro Pokémon all'altro è parlare con questo. Con questa signora che ci trasporta nel centro Pokémon che abbiamo visitato. Però se non sbaglio dobbiamo aver sconfitto la palestra di quella città, o comunque dobbiamo aver fatto degli eventi particolari. Probabilmente per esempio a Zafferanopoli dovremmo aver liberato la città della Team Rocket. Può darsi. Sally, che manda in campo Rattata. Noi mandiamo in campo la nostra Butterfree e usiamo Raffica. Ok, Focus Energy non è un problema perché con un'altra Raffica noi la tiriamo giù. Livello 12 e vuole imparare Velen Polvere. Assolutamente sì, al posto di rafforzatore che non gli serve assolutamente a nulla. E Paralizzante, assolutamente sì, al posto di Mille Bave. Sleep Powder, assolutamente sì, al posto di Azione. Oddish. Oddish, rimaniamo con Butterfree.
che ha una bella raffica per lei. Ah, non va giù, eh? Forte questo Oddish. Perfetto. Battiamo anche questo pigliamosche. Che ha un Butterfree. Ok, Butterfree contro Butterfree. Vediamo chi è più forte. Tra l'altro stesso livello anche. Noi siamo più veloci. E lui usa Sleep Powder. Ok, questo non ci voleva. Cambiamo Pokémon e mandiamo Pidgeotto. È strategico questo pigliamosche. Dopo Sleep Powder avrebbe usato Stun Spore. Ok, paralizzante praticamente. Non molto sveglio questo tipo. Niente, mi addormenta anche Pidgeotto. Cambiamo Pokémon e mandiamo Pikachu. Mi ha addormentato tutta la squadra sto tipo. Confusione. Perché la mia non ha confusione e la tua sì? Cos'è questa hack? Abbiamo preso un sacco di punti esperienza a tutti. Ci ha fatto fare un livello a tutti i Pokémon questo tipo. A tutti i miei Pokémon ha fatto fare un livello. Allora, andiamo a battere questa tipa. Con Jigglypuff. Sfrutterò questo Jigglypuff per far svegliare Butterfree. E lo avvelenerò. Va bene, va bene. Questo sta usando accumulo, tra l'altro. E io ti avveleno. Fa male, sto tipo. Però, appunto, con un veleno polvere addosso, verrà giù. A questo punto cambiamo Pokémon e mandiamo Pidgeotto, facciamo svegliare anche lui. Cosa? Niente, Pidgeotto si è svegliato. Pidgeotto a quanto pare si è svegliato, ma ha avuto un brusco risveglio Pidgeotto, eh. Un brusco risveglio. Andiamo con Thunderbolt. Ok, andiamo subito a ricurare i nostri Pokémon. Immediatamente. Vedete che quel Jigglypuff ha decimato la nostra squadra. Ok. Io tra l'altro volutamente non mi sto allenando troppo i Pokémon, eh. Preferisco che le sfide siano un po' più interessanti, anche contro questi allenatori semplici. Altrimenti davvero, cioè alleni Pikachu fino al 20 e distruggi tutti. Allora, qui non sembrano esserci strumenti nascosti. Anche se qui davvero può darsi che ce l'abbiano messo e che io non l'abbia trovato. Perché qui di solito c'era una bacca. Quindi vediamo se c'è. Sto spammando A come un forsennato. Vediamo, eh. No, a quanto pare no. Ok, qui non sembra esserci. Evidentemente allora l'hanno tolto. Andiamo qui e parliamo con lei. Sono venuto qui per catturare un Clefairy, ma non riesco a trovarli. Clefairy è la Monteluna, cara la mia allenatrice. E qui abbiamo un Mankey che potremmo catturare effettivamente, eh. Facciamogli un Gust, perché Ash ha un Mankey. Però a noi non interessa per ora. Ah, ok, va bene, un altro Pokémon. Un Nidoran, ok. Beh, queste sono tutte nuove entry nel Pokédex, quindi va bene comunque. Speriamo che non abbia vera impuntura. Ah, beccata. Questo farà male. Che nemmeno tanto, per fortuna. Ok, non ha vera impuntura, ottimo. Eccola qua la bacca arancia. Qui c'è qualche strumento nascosto, sì, un repellente. Ecco qua. Qui no. E qui abbiamo un venditore di repellenti. Guardate qua. Per il Monteluna, ovviamente. Monteluna. Si entrerà qui. Qui c'è anche uno strumento nascosto, se non sbaglio. Esatto. Una Ultra Ball. Dovete parlare a questo muro. Io direi di comprare un altro repellente. Perché nel Monteluna saremo sempre costantemente sotto repellenti. Quindi compriamo anche un altro paio.
non voglio essere invaso da Zubat e Geodud in continuazione. E proprio prima del Monte Runa noi ci fermiamo perché questo episodio di Pokémon Fire Rush finisce qui. Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Nel prossimo episodio completeremo tutto il Monte Runa. Da Rush Sphere è tutto, al prossimo video!